Buonasera a tutti, grazie per aver partecipato al nostro webinar. Vi porto i saluti di Giuseppe Campagna, del nostro presidente del Lazio, che non potrà essere presente oggi perché ha avuto una riunione urgente in ospedale e quindi riporto i suoi saluti. Abbiamo fatto questo breve incontro perché ci sembrava estremamente importante riuscire a focalizzare le novità delle ultime linee guida ESC del 2021 relative allo scompenso cardiaco, che come sappiamo bene è la patologia più rappresentata nei reparti di medicina interna e che ovviamente ci vede ogni giorno protagonisti nella scelta e nella decisione appunto delle terapie. Fortunatamente ad oggi abbiamo più armi a disposizione e quindi ci sembrava importante riuscire a capire quando utilizzarle, come utilizzarle, ovviamente avendo fortunatamente alle spalle le linee guida che ci supportano nelle nostre scelte terapeutiche quotidiane. Grazie a Rossella, che vedete qui vicino a me, caro tenuto, che oltre a essere una grande amica è la responsabile medica della parte cardiorenale metabolica della Novartis, che ci supporta insomma in questo breve excursus sulle novità. E quindi a questo punto io lascio la parola a Rossella, così cominciamo. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, ringrazio Padoi. Qualche dato sullo scompenso cardiaco. Ad oggi, nonostante i recenti problemi terapeutici, lo scompenso cardiaco resta un problema di sanità pubblica importante. Qualche dato epidemiologico ci racconta che sono 60 milioni i pazienti oggi affetti da scompenso cardiaco e più di 1 milione di questi ha una riacutizzazione e contribuiscono in larga misura a quelle che sono le emergenze sanitarie. Come dicevamo, nonostante i benefici della terapia farmacologica, che negli ultimi tempi ha visto una grande accelerazione anche rispetto a quello che è l'approccio farmacologico, in realtà il 25% dei pazienti a un anno ancora rappresenta una mortalità e a 5 anni il 65% dei pazienti muore per scompenso cardiaco, con una mortalità seconda soltanto al tumore al polmone. Lo scompenso cardiaco è una patologia inesorabile, una patologia progressiva ed è associata ad un peggioramento di quella che è la funzionalità cardiaca e il rimodellamento cardiovascolare. Il paziente con scompenso cardiaco presenta più fasi, una di apparente stabilità clinica, dove naturalmente in realtà anche se il paziente non presenta una sintomatologia peggiorativa o una sintomatologia importante, questa patologia avanza. Purtroppo, dopo questi momenti di apparente stabilità o nell'intervallo di questa apparente stabilità, ci sono i momenti di riacutizzazione. Purtroppo la riacutizzazione rappresenta un brusco cambio di traiettoria nella storia clinica del paziente. E queste riacutizzazioni contribuiscono a quello che è l'ospedalizzazione e il peggioramento e la mortalità. In realtà è importante proprio, e le linee guida in questo ci accompagnano e ci raccontano che tra gli obiettivi importanti, e questo non è molto cambiato rispetto al 2016, anche rispetto alle linee guida, che è importante proprio ridurre quelle che sono le ospedalizzazioni. Il paziente all'uscita dell'evento acuto non avrà mai più la funzionalità miocardica e i criteri che aveva all'ingresso dell'evento.
Lo scompenso cardiaco è una sindrome neuro-ormonale caratterizzata da una iperattività del sistema nervoso simpatico e del sistema renina-angiotensina-aldosterone, che in realtà nasce con un meccanismo compensatorio a breve termine, ma col tempo in cronico ha un effetto prognostico negativo. A contrastare tutto ciò che di positivo fanno a breve termine questi due sistemi, c'è il sistema dei peptidi natriuretici, che ha un effetto prognostico positivo. I peptidi natriuretici vengono rilasciati nel momento in cui il cuore cambia la sua geometria e, come dicevamo, ha proprio un meccanismo diametralmente opposto rispetto a quelli che sono praticamente all'attività del sistema renina, angiotensina, aldosterone e sistema nervoso simpatico, perché questi peptidi natriuretici hanno un'attività di natriuresi, di diuresi, una riduzione del tono simpatico con effetti antiadrenergici, un'inibizione del sistema renina-angiotensina con un effetto antialdosteronemico e ha proprio un impatto importante su quella che è l'attenuazione della fibrosi e della ipertrofia. Ma in realtà nei pazienti con scompenso cardiaco i peptidi natriuretici non riescono ad esplicare la loro azione. Perché? Perché c'è un'alterazione di quelli che sono il sistema di degradazione, in quanto c'è una riduzione stessa dei peptidi, aumenta, come dicevamo, la degradazione, gli organi rispondono di meno ai peptidi natriuretici e c'è una controregolazione dei sistemi che nel tentativo di ripristinare c'è un'escalation di effetti. Di fatto, in realtà, nel paziente con scompenso cardiaco, soltanto il 10-15% dei peptidi natriuretici sono attivi e riescono a esplicare la loro funzione. Abbiamo detto che vengono aumentati quindi i sistemi di degradazione, ma chi è responsabile della degradazione dei peptidi natriuretici? La neprilisina, questa endopeptidasi, capace di andare a catabolizzare quelli che sono i peptidi natriuretici, rendendoli dei frammenti inattivi. Quindi, nel tentativo farmacologico di potenziare questo sistema naturale fisiologico di difesa dei peptidi natriuretici, c'è l'idea di andare ad inibire la neprilisina. Ma in realtà la neprilisina è un'endopeptidasi aspecifica, capace di andare a degradare non solo vasopeptidi dilatanti, ma anche vasopeptidi costrittori. E tra questi c'è l'angiotensina 2, che è il più potente vasocostrittore del nostro organismo. E se andiamo a vedere quella che è l'affinità della neprilisina per l'angiotensina 2, in realtà è molto elevata. Quindi nel tentativo di inibire con un farmaco la neprilisina, queste concentrazioni annullerebbero completamente di angiotensina 2, annullerebbero completamente l'effetto dell'inibizione del potenziamento quindi dei peptidi natriuretici. E da qui l'idea del sacubitril/valsartan di andare sì ad inibire la neprilisina portando ad un potenziamento dei peptidi natriuretici e quindi un effetto, come dicevano, di vasodilatazione, fibrosi, aumento della naturesi di diuresi, ma serviva in realtà un farmaco che potesse in qualche modo arginare quelli che erano gli effetti dell'angiotensina 2, che era presente in concentrazione molto maggiore in circolo. Ed è qui l'inibizione puntuale del valsartan, che andando ad antagonizzare i recettori AT1, in realtà l'angiotensina 2 in circolo si va a legare ai recettori AT2, che in realtà hanno degli effetti assolutamente sinergici ed identici ai peptidi natriuretici. Ed è qui il grande razionale del sacubitril/valsartan, dove, come dicevamo all'inizio, nello scompenso cardiaco, in che modo possiamo rallentare la progressione della patologia inesorabile, andando, intervenendo in maniera assolutamente tempestiva, e come vedremo appunto le linee guida raccomandano un intervento precoce attraverso una molecola come il sacubitril/valsartan, che viene definita un disease modifier, cioè un farmaco che riesce a cambiare la storia naturale della patologia. Quali sono
sono e che tipo di pazienti. In questa review molto bella del professore Volpe viene punto a punto valutata, grazie alle evidenze scientifiche di cui ci racconterà più tardi la dottoressa Rotunno, la presenza e la possibilità di avere benefici terapeutici del sacubitril/valsartan sul paziente ambulatoriale, sul paziente ospedalizzato, dove è assolutamente differenziale come verso tutte le terapie che oggi abbiamo a disposizione, ma viene anche ribadita l'estrema maneggevolezza e tollerabilità, addirittura con la possibilità, e questo succede in alcuni paesi, come per esempio in Germania, dove il sacubitril/valsartan viene prescritto anche dal medico di medicina generale. E nella pletora dei pazienti che possono beneficiare del sacubitril/valsartan, e vedremo che le linee guida appunto ce la raccontano questa cosa, si parla di continuum della frazione di eiezione, cioè la possibilità di allargare l'utilizzo con gli stessi obiettivi e benefici rispetto sia alla mortalità dell'ospedalizzazione anche ai pazienti che hanno una frazione di eiezione un po' più avanzata, fino al 55%, dove le linee guida appunto in qualche modo riconoscono una nuova classe terapeutica, e qui vedete le novità delle linee guida della Midol Reduced, che un po' sostituisce la vecchia Mildor Range, quindi quei pazienti che hanno una frazione di eiezione al di sopra del 40%. Ma in realtà è un cambio di mentalità, perché finalmente il paziente Midol Reduced viene accomunato dal punto di vista fisiopatologico al paziente a frazione di eiezione ridotta. Altra grande novità è finalmente un algoritmo semplificato, come vedremo, insomma, che fa leva su più target biologici e la possibilità di andare a declinare il paziente rispetto ai vari fenotipi e quindi utilizzare un trattamento più pratico con uno schema semplificato di quello che è poi l'approccio a questo tipo di paziente. E poi si parla di indicatori di qualità, dove in qualche modo viene richiesto anche al centro quella che è poi la possibilità di quanto vicino sia poi al rispetto delle linee guida, sia dal punto di vista poi del trattamento farmacologico, ma anche del follow-up del paziente e criteri diagnostici giusti. Altra grande novità è che finalmente viene introdotto l'NT proBNP come un marker che viene riconosciuto non solo dal punto di vista diagnostico, ma anche prognostico. Sappiamo dalla letteratura che pazienti che presentano anche alla dimissione dei valori molto alti di NT proBNP poi avranno una prognosi completamente diversa. E quindi l'obiettivo è quello di andarlo a valutare con un cutoff ben preciso, e finalmente viene riconosciuto, e con una classe di raccomandazione 1B, a fronte di quello che so, poi sarà il percorso del paziente, ma anche il percorso poi di cura. Gli obiettivi delle linee guida in realtà non cambiano molto rispetto al 2016. L'obiettivo resta di riduzione della mortalità fondamentale, di prevenzione delle ospedalizzazioni, perché come abbiamo detto appunto rappresentano un brusco cambio di traiettoria, in qualche modo viene preservata quella che è la funzionalità miocardica nel momento in cui c'è una riduzione delle ospedalizzazioni, e il miglioramento di quello che è lo stato clinico del paziente è assolutamente una cosa a cui teniamo tutti, e che è il miglioramento di quella che è la qualità di vita del paziente con scompenso cardiaco, che nella patologia è particolarmente compromessa. E vediamo un po' quello che è il core delle linee guida, un algoritmo centrale di trattamento dove ACE, ARNI, beta bloccanti, MRA sono comunque capisaldi proprio per la fisiopatologia dello scompenso di cui parlavamo poc'anzi, e l'aggiunta di nuova, questa nuova classe di farmaci appunto rappresentata dagli SGL T2. Una fenotipizzazione, quindi il paziente viene valutato se ha un'eziologia ischemica e non ischemica, e da lì anche l'impianto eventuale del device o meno, il paziente se congesto, il QRS, la fibrillazione, sono tutti insomma raccontati e diamo un approccio a quello che è particolarmente pratico al trattamento farmacologico. Ma andiamo un po' in quello che è il core, quali sono i principi generali della farmacoterapia nei pazienti con scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta. Le linee guida appunto ci dicono che la triade di ACE, ARNI, beta bloccanti, MRA è fondamentale e rappresenta il cornerstone della terapia.
non approcciare il paziente con scompenso cardiaco con un approccio di modulazione del sistema neuroormonale significa in qualche modo rinnegare quella che è la fisiopatologia dello scompenso. Altro passaggio importante è la considerazione dell'ARNI in prima linea al posto degli ACE inibitori. E poi vediamo perché le linee guida hanno recepito e hanno cambiato questo tipo di approccio e quindi di prima linea dell'ARNI anche alla luce dello studio Paradigm, appunto una dimostrazione che ha dimostrato rispetto all'enalapril una riduzione importante della mortalità. Gli SGLT2 rappresentano comunque il trattamento di base, ma in aggiunta a quella che è poi la triade e quindi alla modulazione neuroormonale, appunto alla luce di quelle che sono state le evidenze scientifiche prodotte negli ultimi anni. Rispetto al 2016, quindi, qual è il cambio? Un cambio proprio di mentalità rispetto a un algoritmo a step precedenti dove il paziente doveva presentare ancora una sintomatologia per poter prevedere l'aumento e l'associazione farmacologica. Oggi le linee guida ci raccontano che ACE-ARNI, beta bloccanti, MRE e SGLT2 devono essere utilizzati in maniera assolutamente precoce e tempestiva in modo da andare ad avere il massimo beneficio, poiché fanno leva su tutti quanti i target biologici. Dicevamo, parlavamo poc'anzi del replace, perché scegliere ACI, ARNI rispetto agli ACE inibitori? Questo è lo studio Paradigm che è stato un po' la pietra miliare e il cambio e la grande novità rispetto a un momento addormentato di farmacoterapia e quindi di trattamento. Novità nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco, con una riduzione rispetto all'ACE inibitore nei pazienti a frazione di eiezione del rischio relativo di morte del 20%. Ma non dimentichiamo i benefici già dell'ACE inibitore che avevano dimostrati, quindi a quel 18% riconosciuto aggiungiamo un ulteriore 20%. Essenzialmente possiamo tradurlo come una riduzione del 40% di rischio di mortalità, quindi riusciamo a salvare 4 vite su 10. Altro dato importante rispetto alla ospedalizzazione, come vedremo le linee guida cambiano ed è assolutamente differenziale anche rispetto alle altre terapie dove vengono recepite, e la dottoressa Rotunno ci racconterà del Transition e del Pioneer nel paziente ospedalizzato, ma soprattutto in quella che è poi la riduzione della riospedalizzazione a 30 giorni e a 60 giorni, al fine sempre di ridurre quella che è la mortalità. Il diuretico va assolutamente via, nel senso che il diuretico non è nell'algoritmo centrale, ma viene raccomandato nei pazienti con gesti per alleviare i segni e i sintomi. Altro dato è che le linee guida raccontano che l'ARNI, l'MRE e gli SGLT2 hanno praticamente delle proprietà intrinseche diuretiche e quindi questo nuovo approccio rispetto anche all'utilizzo del diuretico, suggerendo il dosaggio più basso del diuretico al fine di ottimizzare al meglio la terapia farmacologica. E gli ARB scompaiono dall'algoritmo e vengono raccomandati nel pazienti esclusivamente intolleranti agli ACE e agli ARNI. La differenziazione nel paziente ad eziologia ischemica e non ischemica con l'intervento o meno dell'ICD, ma quello che conta è il suggerimento rispetto alla ricerca e l'obiettivo in tutti, in qualsiasi sia l'eziologia, di andare ad trattare i pazienti per almeno 3 mesi della terapia ottimale. Abbiamo numerose evidenze che sono state prodotte in questi anni con registri molto importanti, dove un numero importante di pazienti, nel momento in cui viene iniziato in maniera precoce il sacubitril valsartan, escono dall'indicazione dell'ICD. E questo ci suggerisce essenzialmente la capacità anche di andare a contrastare il rimodellamento avverso e di indurre il rimodellamento inverso, che forse noi vediamo appunto nel recupero importante della frazione di eiezione.
Altro dato, le ultime slide per raccontarvi quelle che sono state le evidenze raccolte dalle linee guida e i suggerimenti rispetto al regime pre-post dimissione, dove non dovrebbe essere mai dismessa la terapia e andare a valutare eventualmente in caso di peggioramento della funzionalità renale per la riduzione del dosaggio, nell'ottica di definire quella che è proprio l'ottimizzazione terapeutica, cioè di ridurre la congestione, la comorbidità e iniziare la terapia ottimale. Viene inserito nelle linee guida, e poi lo approfondirà meglio la dottoressa Rotunno, quella che è l'inclusione dei pazienti naive e de novo di poter iniziare l'ARNI, dove c'è una, dove hanno dimostrato, è assolutamente sicuro utilizzare sacubitril valsartan in ospedale perché riduce la mortalità cardiovascolare e le ospedalizzazioni del 42%, anche in pazienti che presentano poi uno scompenso di recente riacutizzazione. E passo la parola che alla dottoressa Rotunno che ci parlerà della gestione Ringraziamo la dottoressa Carotenuto, è stata estremamente puntuale nello spiegarci bene le linee guida. Riparto solo da questo punto, nuovamente per mettere a fuoco i cambiamenti su cui quindi noi clinici poi ci dobbiamo basare. Quindi abbiamo un algoritmo semplificato per il trattamento dello scompenso cardiaco a ridotta frazione iettiva, basato su quattro classi di farmaci, quindi ACE, ARNI, beta bloccanti, antialdosteronici e inibitori del GLT2. Le raccomandazioni quindi per lo scompenso cardiaco diciamo intermedio e la fenotipizzazione dello scompenso cardiaco e la guida poi pratica all'uso delle diverse classi di farmaci più l'inserimento di questi indicatori di qualità. Ci rifocalizziamo nuovamente sul concetto della frazione iettiva, in quanto vediamo che il grosso cambiamento dato dalle linee guida è un po' proprio sull'analisi della frazione di iniezione. Diciamo che quello che ci guida a questo punto nella scelta terapeutica è effettivamente la frazione di iniezione stessa. E altro punto fondamentale è capire che esistono dei fenotipi nello scompenso cardiaco che possono essere numerosi, possono essere co-rappresentati in uno stesso paziente, ovviamente, che però hanno bisogno ovviamente di un trattamento differente a seconda appunto della patologia sottostante e della comorbidità sottostante. Questa immagine è presa da questo consenso del 2019 dell'American Cardiology, della società appunto americana di cardiologia, ed è fatta in realtà molto bene, perché guida noi medici internisti un po' nella scelta della terapia. Come vedete, cioè, l'immagine della bussola è quella che ci deve guidare. Nel paziente, quindi, nel momento in cui arriva in ospedale, viene ricoverato, quindi abbiamo davanti a noi un paziente acuto. Il paziente acuto ovviamente ha bisogno di un certo iter da parte nostra decisionale e di scelta terapeutica. Ad un certo punto la fase di scompenso acuto si in qualche modo si spera si ricompensi, e a quel punto iniziano altri processi decisionali, e quindi la nostra bussola a quel punto subisce un cambiamento. Come pure, altro nodo focale è il momento della dimissione. La dimissione perché nel momento in cui noi comunque ovviamente dimettiamo il paziente, dobbiamo dare delle indicazioni sia per la terapia che dovrà fare, sia per i controlli successivi a cui il paziente dovrà essere sottoposto, e sappiamo benissimo che questo nodo focale della lettera di dimissione e quindi il momento proprio del colloquio anche con il paziente, con il caregiver e con gli eventuali familiari diventa essenziale proprio per in realtà la sua prognosi futura. I primi 30 giorni sono i 30 giorni drammatici in cui c'è il più alto tasso di mortalità nel paziente che ha avuto un fenomeno acuto di scompenso cardiaco. Quindi tenendo questo bene a mente, noi il paziente dobbiamo rivederlo, avere dei timing di rivalutazione essenzialmente a 1 mese, poi a 2 mesi, a 3 mesi, eccetera. Ancora ribadiamo il concetto di come la frazione di iniezione rappresenti un po' il nostro ago della bilancia adesso. Allora, in questa bilancia noi vediamo che l'insulto cardiaco può essere dato da moltissime cause e da moltissime patologie e può portare appunto il cuore verso una forma di scompenso preservata o ridotta. In tutto questo, diciamo, lungo tutta questa linea tra la frazione ridotta e la frazione preservata, abbiamo una frazione intermedia.
E le linee guida che cosa ci dicono? Che a questo punto questa frazione intermedia dobbiamo in qualche modo associarla alla frazione ridotta per il tipo di trattamento. E perché sono venute fuori queste considerazioni e affermazioni dalle linee guida? Sulla base degli studi ovviamente clinici, il paradigma, come già aveva detto la dottoressa Carotenuto, aveva dato questo grande input sulla riduzione della mortalità e dell'ospedalizzazione. Lo studio Transition, sempre eseguito sul sacubitril valsartan, aveva come endpoint primario da parte dei pazienti il massimo dosaggio tollerato a 10 settimane di trattamento. Ed è uno studio che ha dato sicuramente un ottimo risultato, in quanto si è visto che i pazienti non solo hanno tollerato la dose a dosaggio pieno nelle prime 10 settimane, ma l'hanno tollerata anche successivamente. Questo ha ovviamente dato un grosso risultato sia in termini di riospedalizzazione che di mortalità a 30 giorni. Come pure lo studio Pioneer, che per noi internisti, soprattutto internisti ospedalieri, un pochettino un caposaldo per cominciare a cuore un pochino più leggero la terapia col sacubitril valsartan, in quanto si è visto che nel paziente ospedalizzato in fase appunto acuta di scompenso, una volta il paziente stabilizzato, è possibile iniziare la terapia e si è visto quanto l'NT pro BNP in variazione percentuale sia meno 46% rispetto all'enalapril in un trattamento appunto a doppio braccio. E questo ci dà sicuramente una maggiore solidità anche nel cominciare nell'affrontare una terapia a livello ospedaliero. Non, ovviamente è importantissimo focalizzare anche l'attenzione sugli altri protagonisti nelle novità di queste linee guida, che sono gli inibitori del GLT2, del cotrasportatore sodio-glucosio, perché ovviamente stanno cambiando anche qui radicalmente il modo di affrontare la terapia dello scompenso cardiaco. In particolar modo i grandi trial clinici come l'EMPARE Outcome, il CANVAS e il DECLARE hanno dato grosse informazioni circa il netto miglioramento dei pazienti sia diabetici che non diabetici in trattamento appunto con inibitori del GLT2 in termini di mortalità. E quindi ovviamente le linee guida del 2021 li hanno introdotti. Diciamo che sul meccanismo di azione del GLT2 sappiamo molto bene come la natriuresi e la diuresi indotta dall'inibizione di questo cotrasportatore la faccia da padrona nel ovviamente ridurre ovviamente un carico di volume, ma oltre a questo stanno venendo fuori una serie appunto di benefici indotti dal farmaco, ad esempio anche sull'aumento del metabolismo dei chetoni nell'organismo, sulla soppressione del sistema nervoso simpatico, sull'inibizione di altri trasportatori, in particolare del sodio idrogeno, l'attivazione del sistema NOS e un aumento dell'emoglobina e dell'ematocrito e dei livelli di ematocrito. Quindi tutte queste cose in parallelo, sicuramente nel paziente con uno scompenso cardiaco, sappiamo che sono fondamentali per aumentare sicuramente la qualità in primis della vita, nonché in termini di morte. Che cosa ci dice l'ANCO? Questo è un position paper estremamente interessante, recente del 2021, in cui si mette appunto un fuoco proprio sul paziente ospedalizzato con scompenso cardiaco. Noi dobbiamo utilizzare l'ospedalizzazione ovviamente anche come un'opportunità per poter iniziare una terapia che poi sappiamo che sicuramente darà dei risultati. Effettivamente tutti i pazienti, diciamo, arruolati nel paradigma erano i pazienti scusate, nel Pioneer, sono i pazienti che noi ci troviamo nelle nostre corsie, come possiamo ben vedere, no? Pazienti spesso con una frazione iettiva non brillante, pazienti che non sapevano neanche di avere una problematica cardiologica, quindi pazienti cosiddetti de novo, no? Pazienti con una patologia cardiovascolare di varia eziologia, dalla coronaropatia alla cardiomiopatia dilatativa per altri motivi, pazienti trattati o meno già con farmaci come gli ACE inibitori o come i sartani, ma anche appunto pazienti che magari avevano interrotto dei trattamenti precedenti e non avevano poi iniziato altro. Tutto questo che cosa ci porta a dire? Che, sempre partendo dal position paper dell'ANCO,
bianco tutti i pazienti ospedalizzati per scompenso cardiaco, in particolare con una frazione iniettiva, diciamo, ridotta, sono comunque candidati ad iniziare Sacovite e Valsartan. Consideriamo la transazione dall'acinibitore a Valsartan e quindi abbiamo il periodo di washout. Iniziamo sempre con un dosaggio basso, noi vediamo anche sul paziente geriatrico, grande anziano, che comunque sia iniziare un dosaggio anche bassissimo è sicuramente un vantaggio rispetto a non utilizzarlo. Teniamo presente che potenzia la diuresi e quindi dobbiamo ridurre o sospendere i diuretici prima di sospendere il sacubitril del valsartan e questo vale soprattutto nelle fasi successive in cui andiamo a valutare il paziente ambulatorialmente. Sappiamo che il rischio di ipotensione c'è in tutta la categoria dei farmaci ovviamente che trattano lo scompenso e in particolare dobbiamo stare attenti alle associazioni nel momento in cui andiamo ad associare sacubitril del valsartan ad esempio alla furosemide, lì dobbiamo ovviamente fare estremamente attenzione ed andare a ridurre. E poi, come dicevamo prima, stabilire un programma di follow up, anche con la telemedicina ad esempio adesso, no? Quindi la sequenza convenzionale a cui eravamo abituati era ACE inibitore sartano, il beta blocco, l'antialdosteronico, poi l'ARNI e poi il GLT2 inibitore. Questo ci dava una tempistica di ottimizzazione della terapia per lo scompenso di 6 mesi. Ad oggi che cosa ci dicono le linee guida? Possiamo ridurre questa tempistica, la riduciamo a 4 settimane perché possiamo già cominciare l'ARNI magari nel momento dell'ospedalizzazione, ovviamente il beta blocco e il GLT2 inibitore. Aggiungiamo poi l'antialdosteronico. E questo che cosa ci dà? Sicuramente un grossissimo vantaggio in termini ovviamente dei nostri outcome primi, che sono la mortalità cardiovascolare e la riospedalizzazione. Teniamo presente che il GLT2 al momento viene utilizzato nella fase peridimissione o post-dimissione. Quindi, quali sono queste nuove classi di farmaci che stiamo utilizzando? Lo rivediamo di nuovo con un timing forse ancora più chiaro. Quindi abbiamo un tempo zero nel paziente ricoverato, in cui abbiamo l'ARNI, il beta blocco, l'antialdosteronico. A un tempo 1, quindi circa a 15 giorni, il paziente andrebbe rivisto, rivalutato, aumentando il dosaggio dell'ARNI se ben tollerato, e considerare anche l'inizio di un inibitore del GLT2. A un mese, se tutta la terapia dei tre farmaci cardine è andata bene, a questo punto possiamo aggiungere a questo punto il GLT2. Quindi diciamo che sicuramente quello che noi dobbiamo fare è che l'evidenza scientifica è sempre più coincidente con la pratica clinica e quindi dobbiamo, forti di questo, andare a indirizzare il paziente verso il giusto iter terapeutico. Qui possiamo vedere, abbiamo riportato ancora come nel paziente anche naive, il paziente quindi che non ha mai fatto terapia per lo scompenso, possiamo cominciare una terapia con questi cardini appunto che abbiamo appena visto e questi i benefici che ci possono, che arrivano sono sicuramente in termini soprattutto di riduzione di ospedalizzazione e di mortalità cardiovascolare. E ancora, quindi è raccomandata quindi la sostituzione dell'ACE e del sartano con sacubitril valsartan anche nel paziente ambulatoriale, soprattutto ovviamente se sintomatico, nel paziente ospedalizzato e nel paziente naivo de novo. Come iniziamo a livello estremamente pratico? Iniziamo con un bis in die col dosaggio più basso, 24-26. Questo dosaggio dopo 2 settimane noi dovremmo variarlo al 49-51 se è ben tollerato e al 97-103 dopo altre 2 settimane. In questo modo riusciremo a avere i maggiori vantaggi possibili dalla terapia col sacubitril valsartan. E ancora qui riguardiamo appunto la titolazione sulla scelta del paziente, quello che abbiamo detto. Gli step intermedi di quello che dobbiamo andare a monitorare sono sicuramente la pressione arteriosa, con estrema attenzione appunto nei pazienti che tendono ad avere una pressione bassa, ma iniziare lo stesso a dosaggi estremamente bassi è comunque vantaggioso, il controllo degli elettroliti e della funzionalità renale. La terapia, qui possiamo vedere nel dettaglio appunto come iniziarla, a seconda anche del filtrato glomerulare, e possiamo vedere anche come
Pazienti con un filtrato glomerulare basso, come li abbiamo quasi sempre e nella stragrande maggioranza dei casi, possano giovarsi della terapia a dosaggio ridotto. Questo non deve essere un limite per l'incipit dell'ARNI. Quindi in conclusione, andiamo appunto alle conclusioni, il sacubitril/valsartan lo possiamo veramente definire come un disease modifier drug, cioè che è un farmaco che aiuta a dare una prospettiva di cambiamento reale nell'assetto neuro-ormonale della patologia dello scompenso cardiaco. Cosa importantissima da tenere presente è che a questo punto sono saltati, soprattutto negli ultimi linee guida, un po' quelle convenzioni che avevamo e quindi che in realtà è estremamente importante andare a definire il fenotipo del paziente, è estremamente importante identificare le comorbidità del paziente per poterlo trattare ed è importante andare subito a identificare una frazione iniettiva per capire cosa possiamo dare appunto alla persona che abbiamo davanti. E questa è una bella review che avevamo fatto vedere anche al FADOI nazionale di Firenze del 2021, che ci dice appunto lo scompenso cardiaco, la terapia dello scompenso è come la favola di Andersen, modificata diciamo per come ci serve, cioè che sono molti imperatori con molti vestiti, perché ogni paziente effettivamente ha un suo vestito, quindi un suo fenotipo. E come ultimo messaggio che volevamo lasciare è anche che comunque sia per quanto riguarda gli inibitori del GLT2, l'empagliflozin recentissimamente è uscito come farmaco sia per lo scompenso cardiaco a frazione ridotta che preservata. Ovviamente questo è stato approvato dall'EMA 3 o 4 giorni fa. Le linee guida future sicuramente aiuteranno a identificare anche come utilizzare al meglio gli inibitori del GLT2. Se avete domande, le potete fare e scrivere attraverso la chat. Abbiamo 5 minuti per rispondere. E grazie.